forte l'emozione per non tornare sulla giornata ieri a Trento. Il Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, aveva previsto un pomeriggio con gli immortali di Silvio Berlusconi, di Adriano Galliani, di Arrigo Sacchi, il capitano Franco Baresi. Troppo forte l'emozione, come riporta anche la app di OneFootball, tantissima gente all'auditorium di Trento, tantissima gente che non è riuscita a entrare. Qualcuno dell'organizzazione diceva: se non avessi avuto il palazzetto dello sport occupato per una manifestazione di box, sempre nell'ambito del Festival dello Sport, l'avremmo riempita. In effetti l'entusiasmo è stato tanto. Io mi sono particolarmente emozionato nel rivedere una figura che non vedevo da tanto tempo. Marco Van Basten l'avevo visto circa un mese e mezzo fa, in ospite di Tiki Taka. Ero andato all'aeroporto della Malpensa per il collegamento con la trasmissione di Pierluigi Pardo. Invece era da tantissimo tempo che non vedevo Frankie Rijkaard. L'ho visto arrivare ingrigito nei capelli, con la sua solita andatura, che ad abbracciato ha detto delle parole splendide nei confronti di Arrigo Sacchi, ma soprattutto di due maestri, ha detto. Frank Rijkaard, sempre molto sensibile, ragazzo splendido, mi ha insegnato tutto Carlo Ancelotti, che è rimasto toccato, e Franco Baresi, il mio capitano. Ancora oggi, sono passati 30 anni, Frank Rijkaard dice il mio capitano, e da Carlo Ancelotti ha imparato tutto. Che manipolo splendido di eroi, proprio personaggi da Via Pal, da Ferenc Molnar, da ragazzi della Via Pal, questi splendidi eroi di Arrigo Sacchi, che ci hanno regalato delle emozioni straordinarie e uniche. Siamo fortunati. Continuano a dirmi: ma non si andrà mai avanti se non si vive di ricordi. Ma chi l'ha detto? Io ho questi ricordi, me li tengo ben stretti, e ho la fortuna di aver vissuto questi ricordi. Questo non vuol dire fermarmi e non pensare al futuro, ma quando vedi questi personaggi, questi giocatori, questi professionisti, questi fuoriclasse, io me li rigodo tutti, io torno a riviverli tutti questi personaggi. E sentiamo proprio Frank Rijkaard, non si capirà tantissimo, ma non contano le parole, conta l'atmosfera. Frank Rijkaard e Marco Van Basten su quella partita del 24 maggio 1989, Milan 4, Steaua 0. C'eravamo tutti. Sentiamo Frank Rijkaard e Marco Van Basten. La squadra, credo che tutti i giocatori hanno compiuto il suo lavoro e hanno giocato alla grande. Prima di vedere le immagini... Ah sì, io credo che la bella cosa di quella serata è soprattutto perché non succede spesso che 11 giocatori sono in grande forma, e io credo che in quella serata tutti gli 11 giocatori, e anche quelli che sono entrati nel secondo tempo, erano tutti in una grande forma, e quindi la partita, il gioco e tutto era perfetto. Vince 4-0 in una finale, la Coppa dei Campioni per la prima volta dopo tanti anni, e battere un avversario così chiaro, che non succede spesso. Abbiamo sentito Frank Rijkaard e Marco Van Basten ricordare il 24 maggio del 1989. La serata però è poi proseguita. Frank Rijkaard, come Carlo Ancelotti e Marco Van Basten, hanno dovuto andare via prima degli altri. Però c'è stato un altro bel momento che vi volevo far rivivere. Quando sono stati invitati dietro le coppe i giocatori, e Franco Baresi con la musica Milan, Milan, una musica che ci ha accompagnato in tutte le premiazioni. Il Milan finiva la partita, c'era il fischio finale, il Milan era campione d'Europa e l'altoparlante faceva partire, lo ricordo a Manchester, lo ricordo sempre, Milan, la canzone della gioia. E quando c'è stata questa canzone, mentre c'era questa canzone,
Franco Baresi e i suoi ragazzi hanno alzato ancora la Coppa dei Campioni e le coppe, perché nel 1989 mai il Milan nella sua storia aveva vinto 4 coppe: la Supercoppa italiana, la Supercoppa europea, la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo. Perché la Supercoppa italiana, che il Milan aveva vinto lo scudetto l'anno prima, l'hanno giocata nell'89. Rivediamo l'immagine di Franco Baresi con la musica Milan, Milan, alzerà la coppa. Così, con la festa, gli abbracci, gli autografi per questo splendido manipolo di eroi. Complimenti alla Gazzetta che li ha riuniti, complimenti al libro di Luigi Garlando. C'era Andrea Schianchi che ha vissuto quegli anni. Luigi Garlando ha scritto La Coppa degli Immortali a quattro mani con Enrico Sacchi, e siamo tornati volentieri. Non si vive di ricordi, non mi interessa. Io quando rivedo quei ragazzi con cui ho vissuto tanti anni, protagonista magari anche negli spogliatoi per le interviste o nelle sale stampe, ma soprattutto là a raccontare le gesta di questi ragazzi, perché tutto sommato sono stato fortunato anch'io e li devo ringraziare. D'altra parte, diceva il poeta, io emoziono se mi emoziono. Io spero di avere emozionato tanti amici che mi hanno ascoltato, ma soprattutto per un motivo, perché io mi sono emozionato. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.